Vedo già collegata con noi Federica Polloni, presidente di Confapi di Treviso, e la saluto calorosamente. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Anna, ben ritrovata. Grazie anche a lei, grazie per aver risposto al nostro invito. Io partirei subito in questo spazio con un comunicato stampa vostro, pubblicato insieme a Pindustria di Venezia, che porta proprio la data di oggi, quella che racconta insomma, della vostra intenzione di chiedere dei chiarimenti al commissario Arcuri per quanto riguarda il prezzo fissato per la vendita delle mascherine, dei famosi dispositivi di sicurezza. Partiamo da qui, perché avete scritto questo comunicato? Che cosa chiedete? Sì, allora il comunicato nasce da quella che è sostanzialmente l'attività di supporto e assistenza che abbiamo avuto modo di erogare sin dalle prime battute dell'emergenza nei confronti di alcune aziende del territorio. Quando ovviamente si è fatto appello anche a quella che è l'iniziativa e la capacità di riconvertirsi degli imprenditori del nostro territorio, ci sono state aziende che, intravedendone un'opportunità, ma anche con, devo dire, uno spirito estremamente solidale, hanno sentito in quel momento di poter e voler fare qualcosa per la comunità. Quindi si sono adoperate, ovviamente, per poter produrre, mascherine chirurgiche, articolo 16,2, ma qualcuno ancora in maniera, diciamo, più lungimirante ha anche pensato di poter ricevere il riconoscimento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per continuare ovviamente a produrre successivamente al rientro dell'emergenza. Ovvio che oggi per queste aziende che hanno anche molto seriamente, perché devo dire che a dispetto di quello che prevedeva l'articolo 16,2, le Sì. aziende sin dall'inizio, anche su nostro suggerimento, hanno ritenuto opportuno investire immediatamente di tasca propria anche per superare tutti quelli che erano i test laboratoriali previsti dalle norme di riferimento, dalle norme tecniche di riferimento, e credo che questo sia un gesto di assoluta responsabilità. Sì. Certo che poi, a distanza di tempo, appunto veder fissato, no, un prezzo di mercato 50 centesimi, che poi è un prezzo che può riguardare la mascherina monouso, ma non la mascherina lavabile, che è stata per molti invece proprio l'oggetto di quella che era la produzione, ha lasciato molto perplessi, anche perché oggi queste aziende si trovano nell'impossibilità o comunque fortemente dubbiose sul fatto di procedere con questa Assolutamente. produzione. Quindi si è creata una sorta di concorrenza anche un po' sleale, no? Insomma, nei confronti di queste mascherine chirurgiche fissate ad un prezzo bassissimo, anche se sappiamo benissimo che le mascherine chirurgiche sono usa e getta, hanno una durata addirittura di circa 6 ore, quindi nemmeno una giornata, Certo, non sono invece. paragonabili alla tipologia di prodotto che poi hanno realizzato quelle che sono le aziende che abbiamo assistito. Quindi ci sembra anche doveroso, insomma, in questo senso, tutelare chi, ripeto, prontamente si è messo a Certo. disposizione, ha sostenuto delle spese, non l'ha fatto con l'obiettivo ovviamente di speculare, però va anche assolutamente garantito e supportato, perché l'impegno è stato tanto in una fase in cui ovviamente c'era anche confusione, diciamocelo, Assolutamente, ce lo assolutamente. sappiamo. Senta, 30 milioni di euro liquidità che arriva dalla Regione del Veneto. L'annuncio è stato dato dall'assessore Marcato una settimana fa. Allora, con questo pacchetto di soldi, sappiamo che ci sono tre filoni, insomma, in qualche modo noi un po' l'abbiamo raccontato. Proviamo a spiegare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, insomma, quali sono i benefici, che cosa, fino a dove si potrà arrivare, cosa si potrà ottenere. Certo, se mi permette Anna, mi addentrerei tranquillamente poi sulla discussione di quello che è il piano ora Veneto. Volevo fare un po' una premessa perché in conferenza stampa, quando è stato presentato, ovviamente il governatore ha parlato di un Veneto in recessione e ha portato dei dati che chiaramente devono destare preoccupazione e che richiedono tutta la nostra attenzione. Si è parlato di un 65.000 posti di lavoro che sono andati perduti, di cui 35.000 esclusivamente riferiti al settore turistico, e io aggiungo che in questo momento le nostre aziende stanno soffrendo e che i fatturati si stanno assestando tra un 30 e 40% in meno rispetto allo scorso anno. E oggi non siamo nemmeno in grado di fare previsioni più confortanti per i prossimi 3-4 mesi. Il timore è proprio quello che un po' la parcellizzazione dei provvedimenti e in qualche modo gli ammortizzatori sociali
ma anche un po' quello che è l'effetto, no, psicologico che questa emergenza sta provocando, e quindi anche le conseguenze invisibili che non abbiamo chiaramente, di cui non abbiamo sempre la percezione, stiano un po' drogando quella che è la reazione e la percezione del problema. A fine mese, e questo è un dato che ci viene dato da Veneto Lavoro, ci attende un appuntamento importante perché scadranno, per quanto riguarda solo la Regione Veneto, 130.000 contratti a tempo determinato. Questo sarà un primo vero e proprio test di tenuta del sistema occupazionale. Quindi sarà un po' la cartina tornasole di quello che è lo stato d'animo delle aziende e della visibilità che abbiamo anche nei prossimi mesi. Ecco, faccio questa premessa perché poi il piano della Regione Veneto è un piano che ha l'obiettivo di rivolgersi al mondo della piccola e media impresa, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti. La Regione, come ho avuto più volte modo di dire, si è sempre posta come un interlocutore attento nel confrontarsi e nell'ascoltare anche le rappresentanze datoriali, e credo che il piano sia in parte anche il frutto di questa capacità di dialogo e di confronto costruttivo. Si tratta di una manovra sicuramente apprezzabile, in cui leggiamo, oltre alla straordinarietà di alcuni provvedimenti, anche uno spirito di continuità rispetto a quello che è sempre stato un utilizzo molto spinto e al tempo stesso, devo dire, molto virtuoso, di quelle che sono anche le risorse e i contributi europei, a differenza Certo. magari di quello che si coglie in altre regioni italiane. Ecco, quindi benissimo i contributi alle attività del commercio, alla digitalizzazione, passaggi generazionali, agli investimenti, ma molto molto positiva invece l'azione che è stata fatta per sostanzialmente agevolare quello che è il microcredito attraverso chiaramente il transito per le banche di credito cooperativo e Confidi, che noi stessi riteniamo il nostro interlocutore naturale nel territorio. Molto bene la riconversione dei 120 milioni di euro di Veneto Sviluppo, sempre a garanzia di quelli che sono i crediti nel medio termine e a tasso agevolato. Quindi ben venga. Ora, la mia speranza, il mio augurio, ma anche il mio invito è quello che i colleghi imprenditori tengano assolutamente monitorate adesso le tempistiche. Si parla già, no, dei primi bandi che usciranno entro la prima metà del mese di giugno, quindi le tempistiche di attivazione delle misure e le modalità di accesso, perché diventa fondamentale ora anche sfruttare al massimo questa opportunità. E la parte più In questo difficile è senso. questa forse adesso, no? Riuscire ad attrarli veramente questi fondi. Esatto. E come associazione noi siamo assolutamente in prima linea per poter supportare e sostenere le imprese, perché sappiamo bene, siamo coscienti che già in momenti, no, non di emergenza come quello che stiamo vivendo, molto spesso rimangono appannaggio di pochi. Allora, l'obiettivo della Regione Veneto è quello di andare a colpire, quindi supportare e sostenere 13.000 imprese. Io dico, a noi imprenditori spetta l'onere di in qualche modo avvicinarci a questi strumenti, tenerli monitorati e chiedere all'associazione il supporto per poterci garantire l'accesso a quei contributi e agevolazioni di cui appunto la Regione Veneto sì, ci ha parlato e ci ha messo a disposizione. Non rinunciamo, è uno degli strumenti che deve essere in questo momento assolutamente all'interno della nostra cassetta degli attrezzi. Sappiamo che molto No, no, prego, prego. spesso, sì, molto spesso non abbiamo all'interno delle nostre aziende, cioè, l'ha detto bene Marcato, il 97% delle aziende venete ha meno di 10 lavoratori, quindi molto spesso all'interno delle nostre aziende non abbiamo le risorse da poter dedicare a questi temi. Quindi ecco, l'invito è sfruttate e fatevi aiutare dall'associazione, è determinante, ma non rinunciate in questo momento più che mai. Ho un ultimo minuto, Federica, le è piaciuto quello che ha detto Conte ieri?
Allora, Velocissima. guardi, mi piace molto questa sua domanda. E, una frase che ha detto Conte mi ha molto colpita. La cito probabilmente non in maniera proprio letterale, ed è questa: dobbiamo sapere che la somma che ci metterà a disposizione l'Europa, è una risorsa per l'intero paese, non una somma a cui il governo di turno può attingere liberamente. Quindi non è un tesoretto in mano al governo di turno. Ecco, io voglio dire questo, io non guarderei solo i soldi che l'Europa ci metterà a disposizione e uso il condizionale. Io vorrei che questo senso di responsabilità ci fosse anche nei confronti dei soldi che costantemente noi imprenditori, noi italiani, noi contribuenti mettiamo nelle mani e nelle casse del nostro Stato. Perché in primis nei confronti di questi soldi ci deve essere un enorme rispetto, perché si è parlato nel discorso di argomenti assolutamente condivisibili e lodevoli, ma sono temi di cui all'interno del nostro paese stiamo parlando da tantissimo tempo e adesso è giunto il momento di affrontarli. Sì, con le risorse che probabilmente ci metterà a disposizione l'Europa, ma anche con le nostre risorse interne, che sono le prime che dobbiamo rispettare e che sono messe nelle mani di chi ci governa. Grazie Grazie Federica, grazie a gentilissima, lei. sempre molto diretta. Federica Polloni, presidente di Confapi Treviso, grazie, buona serata. Grazie mille, Anna, buon proseguimento.